L'evoluzione normativa spinge in direzione di una maggiore trasparenza sui prodotti finanziari per favorire scelte consapevoli da parte dei risparmiatori che negli scorsi mesi si sono visti recapitare un documento relativo ai costi degli investimenti effettuati nel corso del 2018. Non sempre, tuttavia, le cose sono andate come auspicato dal legislatore europeo, espressosi chiaramente attraverso la cosiddetta direttiva MiFID 2. Per avere un quadro della situazione, Moneyfarm ha chiesto alla School of Management del Politecnico di Milano di analizzare le comunicazioni sui costi degli investimenti inviate dagli istituti finanziari. Il quadro che emerge dalla ricerca, che ha preso in considerazione 18 intermediari, mostra luci e ombre. Nessuno di loro è stato tempestivo nell'invio, come invece raccomandavano l'autorità di vigilanza e le associazioni di categoria. Gran parte dei rendiconti relativi al 2018 è stata inviata nel mese di luglio 2019. Inoltre, nel 72% dei casi, gli intermediari hanno scelto di includere il rendiconto all'interno di una documentazione copiosa che comprendeva altri tipi di informazione, fra cui anche messaggi pubblicitari. I dati minimi richiesti potrebbero essere schematizzabili davvero in poche pagine, ma il 39% degli intermediari ha deciso di inserirli in documenti di 10-30 pagine e nel 17% dei casi i rendiconti sono stati anche più lunghi. Dunque la normativa soltanto non basta. Infatti, nonostante da quest'anno siano obbligatori i rendiconti, che devono riportare in maniera dettagliata quanto speso dall'investitore l'anno precedente, non solo in valore percentuale ma anche in assoluto, molti intermediari si sono nascosti dietro i formalismi per non fornire indicazioni chiare sui costi, come emerge dalla ricerca che ci ha descritto il professor Giudici del Politecnico di Milano. Più di metà del campione analizzato non ha nemmeno inserito la parola costi o quella oneri nell'intestazione del documento. Ma il risultato più negativo riguarda la scarsa trasparenza in merito ai pagamenti riconosciuti a terze parti, le cosiddette retrocessioni alla società di gestione. Mi spiego meglio. Chi fa consulenza non indipendente retrocede alla società che crea i prodotti finanziari un compenso. È una pratica lecita, ma l'investitore deve avere ben chiaro che il suo consulente non agisce su base indipendente e quanto gli costano queste retrocessioni. E invece il 94% degli operatori usa termini di difficile comprensione. Per questa ragione Moneyfarm ha deciso di lanciare l'iniziativa Renditi Conto al sito renditiconto.com, mettendo gratuitamente i suoi consulenti a disposizione dei risparmiatori per aiutarli a leggere il rendiconto ricevuto e a comprendere l'impatto dei costi sui propri investimenti. L'auspicio è che dopo questi primi mesi di applicazione della nuova normativa possa crescere la trasparenza sul mercato, perché è solo in questo modo che si può costruire una fiducia duratura con i risparmiatori e aiutarli a non fare scelte avventate, come ci sta spiegando Paolo Galvani, presidente di Moneyfarm. È questa la ragione che ci ha spinti a supportare l'importante lavoro di ricerca del Politecnico di Milano. I risultati emersi dovrebbero servire da stimolo per una maggiore trasparenza in tema di investimenti e ci auguriamo che possano aiutare anche chi investe a fare scelte in linea con le proprie aspettative e con la propria propensione al rischio, oltre che a riconoscere il valore dell'indipendenza associato alla consulenza finanziaria. Ma in definitiva, quali indicazioni arrivano dallo studio? Ce ne parla Giancarlo Giudici, professore associato della School of Management del Politecnico di Milano e referente scientifico della ricerca. Da questo primo test emerge che l'industria del risparmio in molti casi non è riuscita a cogliere pienamente le potenzialità derivanti dalla MiFID 2. Lo scopo principale della direttiva è infatti quello di definire uno standard virtuoso nella comunicazione dei costi, per aiutare il risparmiatore a prendere decisioni di investimento consapevoli. Sarà interessante osservare se nei prossimi anni il mercato farà tesoro dei risultati di questa nostra ricerca per migliorare.